Allora, ciao a tutti di TikTok e dove mi seguite in tutti i social. Voglio fare una cosa, voglio dire una cosa più che altro. C'è uno che su Facebook ha domandato perché lavori, secondo lui, lavori su tutti di vendita e che non esiste un lavoro senza vendere. Esistono delle applicazioni, voglio dire a questo signore, esistono delle applicazioni. Tipo quella dei sondaggi retribuiti di Attapol o My Daily Cash, due esempi di due app che pagano, ma non per vendere. Quindi non esiste solo il trading, solo gli investimenti. I lavori non è tutta vendita. Sì, anche certi lavori sono anche vendita, però mi ha umiliato su una cosa. Io gli ho detto, mi segua su, gentilmente gli ho detto, mi segua sul mio canale YouTube. Gli ho detto il mio canale YouTube e si è messo a ridere sul mio commento che gli ho lasciato. Si è messo a ridere. A me quando mi si mette a ridere sui commenti che scrivo io alle persone, o che posto qualcosa anche nel mio diario o sui gruppi, per me è un'umiliazione. È un'umiliazione nei miei confronti perché non mi conoscete a fondo. Quindi, cioè, come fate a ridere di una persona che non conoscete a fondo? Come fate a ridere? Come fate a umiliarla? Cioè, che gusto ci avete a umiliarmi? Senza vedere e ascoltare i video che posto, senza vedere il mio canale di YouTube, senza seguirmi qui su TikTok, senza seguirmi su Facebook, sul mio profilo o diario, come si vuol chiamare. Cioè, senza seguirmi su Face Social o senza seguirmi su Instagram. O su Twitter ci vado sempre poco, però quell'altra parte ci vado sempre. Qui ci sono sempre, su YouTube ci sono sempre, su Facebook ci sono sempre. Venite a vedere tutti i video che posto, venite a mettere i like se vi piace una cosa, ma ascoltatela fino in fondo i video che metto per capire il senso dei video. Come ragiono io? Ecco.